Buonasera, mi faceva piacere parlare di sport e alimentazione soprattutto. Prendendo spunto dalla presentazione di Fulvio Toso dell'altra conferenza, mi faceva piacere che mi ricordasse con questa immagine del Gran Paradiso, siccome è uno sport che a me piace fare il trekking e appena posso vado in montagna. E quindi per associarmi, diciamo, a questa immagine, per lasciarmi un bel ricordo. Allora, attività sportiva e alimentazione, vedremo come un'alimentazione corretta e equilibrata sia fondamentale per avere delle buone prestazioni nella giusta tempistica e anche una corretta idratazione. Vedremo i marker dell'infiammazione, come si possono valutare, vedremo che c'è un modo efficace e veloce per vedere, per valutare lo stress ossidativo, per stilare dei programmi di allenamento corretti e per un'eventuale integrazione antiossidante. Inoltre daremo uno sguardo insieme alla possibile integrazione per cercare di fare un po' di chiarezza, siccome si sentono sempre tante cose, a volte le idee sono un po' confuse, non si sa che cosa prendere per quale sport, con che tempistiche, e quindi vediamo un po' tutto. I carboidrati, che potete immaginarvi come una collana di perle in cui formate da tante perle che sono monomeri di aminoacidi, verranno poi scomposte durante la digestione per essere assorbite. E i grassi, questi sono i macronutrienti, i carboidrati e i grassi hanno funzione energetica. I micronutrienti che sono le vitamine, idrosolubili e liposolubili, i sali minerali e l'acqua, che hanno funzione soprattutto regolatoria. Comunque, in un piatto sono presenti sia carboidrati che proteine, che grassi, minerali e acqua. Io generalmente faccio assumere sia ai miei pazienti sia proteine che carboidrati a ogni pasto, poi magari un po' meno carboidrati la sera, un po' più durante il pranzo, però faccio sempre assumere tutto perché ho l'idea che un po' più farsi una doccia piuttosto che lavarsi le mani al mattino, la faccia al pomeriggio, farsi un video la sera. Uno si fa la doccia, in fondo abbiamo sempre bisogno di svolgere queste funzioni che sono appunto sia plastiche che energetiche. Il nostro organismo continuamente a svolgere queste funzioni e quindi ha bisogno dei principi nutritivi per farlo. Le proprietà biologiche delle proteine possono essere enzimi di trasporto, come la bilirubina, le lipoproteine, sono proteine nutritive, la globulina, la caseina, poi vedremo per queste proteine gli integratori. Le proteine contrattili, attina, miosina per la contrazione muscolare, proteine strutturali, quindi capelli, unghie, tendini, proteine sono di difesa, le globuline sono fatte di proteine, difendono dagli altri agenti esterni e dei patogeni. Le proteine regolatorie, tra cui gli ormoni, per dirvi, io vi ho detto che hanno un ruolo strutturale, ma in realtà le proteine hanno molti ruoli. Questa mia pazienza, non sono riuscita a farla comparire tutte insieme. Aumentare la capacità di immagazzinare glicogeno tra quello epatico muscolare, come ho spesso mezzo chilo, però con l'allenamento se ne può immagazzinare un po' di più, e ottimizzare l'utilizzo dei grassi a scopo energetico. L'allenamento a intensità medio-bassa è quello che consigliamo sempre ai nutrizionisti, soprattutto per un periodo che sia almeno di mezz'ora, 45 minuti, in modo da andare ad attaccare le riserve di grasso. Perché? Facendo questo tipo di attività miglioriamo il patrimonio degli enzimi che vanno appunto ad attingere dal grasso per avere energia e anche le fibrocellule rosse che sono le lente di tipo 1, ora vi spiego la differenza con questo muscolo e quindi miglioriamo la capacità di svolgere il lavoro proprio. Il nostro muscolo è composto da fibrocellule veloci, bianche, che reagiscono e lavorano velocemente, ma presto esauriscono la loro energia e le fibrocellule rosse, che non sono veloci ma possono lavorare per ore, e diciamo che sono quelle che allenano i maratoneti, per esempio, negli sport di endurance.
Con l'allenamento, questo per esempio è un ciclista, ha tantissime fibrocellule dense, si vede, perché se sono 50-50 per una persona che non fa allenamento, possono arrivare a essere 80-20 allenandosi, quindi 80 di rosse per il ciclista, 80 di bianco per il velocista, a seconda di quelle che allenano, mentre le fibrocellule veloci con l'allenamento diventano grosse, pesanti, esauriscono velocemente energia. Le fibrocellule rosse invece diventano lunghe e sottili, hanno energia per lungo tempo. Questo spiega anche la diversa conformazione fisica di due persone che corrono, però uno lo fa per 100 metri, un altro lo fa per 42 km e sviluppano delle fibrocellule diverse, usano dei substrati energetici diversi. Poi, vabbè, il velocista sviluppa anche una parte superiore in palestra perché deve essere in equilibrio e deve essere potente, mentre invece il maratoneta no, perché qualsiasi chilo, ogni chilo in più se lo porta dietro per tutti quei chilometri, quindi deve essere. Abbiamo parlato di metabolismi energetici, era giusto per velocemente la contrazione muscolare. Sia grazie all'energia sviluppata dalla rottura di una molecola legata al fosfoidrito in questa molecola di ATP. Il meccanismo anaerobico, distinguiamo l'aerobico e l'anaerobico. Meccanismo anaerobico all'attacido è di potenza elevata per tempi brevissimi, proprio 5-8 secondi, velocissimo, sono i 5 metri per dire. E in questo caso nel muscolo a riposo c'è la creatina, magari avete sentito parlare di integratori, questa creatina, ed è proprio il sistema di riserva di fosfati che ha il muscolo per dare energia velocemente. Successivamente entra in gioco il metabolismo anaerobico lattacido, e qui sono già i 200-400 metri per dire, in cui si ha forte resistenza per meno di un minuto. E si vanno a intaccare le riserve di glucosio, cioè il glicogeno di cui parlavo prima. Meccanismo aerobico invece, intensità moderata per tempi prolungati. Qui abbiamo sci di fondo, maratona, abbiamo il ciclismo. Qui si vanno a intaccare gli acidi grassi e avviene in presenza di ossigeno, per questo è aerobico. Disturbi, le brassicacee, magari il cavolfiore, i legumi che possono dare all'autagia, disturbare, le salse e spezie, evitare anche le sostanze eccitanti e bere dei succhi di frutta diluiti, magari fare un terzo di succo di frutta e 2/3 d'acqua per non dare di nuovo, per non aumentare velocemente di nuovo la glicemia, il discorso che facevamo prima, e non andare in ipoglicemia attiva. Fase di recupero. È importante per reintegrare le perdite cristalline, magari acqua mineralizzata, reintegrare le scorte di glicogeno, correggere l'acidosi e eliminare le scorie metaboliche. Quindi i passi successivi all'attività saranno abbastanza leggeri, con frutta e verdura o con dei latticini magri. I cibi alcalinizzanti sono soprattutto la frutta e la verdura, come abbiamo detto. Qui ci sono un po' di esempi, comunque la frutta rossa, arancione, gialla, che è ricca di vitamina C e di vitamina beta-carotene, è importante assumerla anche perché oltre ad avere queste sostanze e correggere l'acidosi metabolica, contiene anche molti antiossidanti. Ora qui vi ho messo la capacità antiossidante, la capacità di neutralizzare i radicali liberi di alcune sostanze. Comunque, se qualcuno fosse interessato per la presentazione, me lo dice posso inviarla. Comunque, frutti anche qua, i frutti rossi, frutti di bosco, sono ricchissimi di antiossidanti. Ma cosa sono questi radicali liberi di cui si sente tanto parlare e magari non riusciamo a visualizzare bene cosa sono? Ed è proprio quello che si vede nella figura, la mia tabella tagliata. Da una parte si vede l'azione ossidante dell'ossigeno, dall'altra parte l'azione protettiva del succo di limone che è antiossidante. Come
arrugginito, come se fosse il Bosch, diciamo, per l'antirruggine. Questi spazi liberi sono delle molecole che a contatto con l'ossigeno perdono un elettrone, alcuni atomi perdono un elettrone sugli orbitali esterni e diventano reattive. Queste molecole che si creano soprattutto nel mitocondrio, che è l'organo cellulare predisposto alla respirazione cellulare, vengono poi rilasciate nel citoplasma e possono andare in giro a fare dei danni, soprattutto ai fossili di membrana, alle strutture cellulari. Questo normalmente sono importanti perché hanno anche degli effetti positivi, poi vedremo i radicali liberi. Non sono positivi quando sono in eccesso. Solitamente noi abbiamo la nostra barriera antiossidante che ci difende dai radicali liberi. L'antiossidante funge da donatore di elettroni e quindi neutralizza il radicale libero. Questi sono responsabili di alterazioni che causano l'invecchiamento precoce, l'infiammazione, diabete, malattie aterosclerotiche, cardiovascolari, addirittura neoplasie, infiammazione e l'incipit di tutte le altre patologie che ci possono, a cui possiamo andare incontro. E quindi, ecco, i radicali liberi agenti ossidanti. Abbiamo detto ci sono delle cause esogene, possono essere il fumo, l'eccesso di alcol, i farmaci, radiazioni, ionizzanti, UV. L'attività fisica incongrua, sia la sedentarietà quanto l'attività fisica strenua sono generatori di radicali liberi. E i fasti ipercalorici con alto carico glicemico, per esempio, e gli squilibri acido-base. Ci sono anche delle cause endogene, abbiamo detto che fanno parte della nostra vita i radicali liberi, sono usati dalle immunoglobuline, serostigere per combattere virus, batteri, agenti patogeni, sono mezzi che vengono combattuti, però una volta che hanno svolto la loro funzione devono essere annullati dagli antiossidanti, devono essere fermati. E di stabilire l'entità del danno, si misura nei radicali liberi, gli antiossidanti e si valuta se c'è equilibrio. Se invece è necessario correggere il regime di allenamento o eventualmente assumere degli antiossidanti. Generalmente vengono assunti per un periodo di almeno 3 mesi perché questo è il tempo che ci mette il globulo rosso a riformarsi e quindi bisogna dare il tempo anche a queste terapie antiossidanti di fare effetto e dimostrare i benefici. Tutto chiaro? Posso? Ok, allora vediamo una carrellata di integratori, che cosa abbiamo a disposizione. Posto che, per esempio, per un ragazzo nell'età dello sviluppo che fa sport, non è assolutamente necessario avere un'integrazione se l'alimentazione è equilibrata e bilanciata. Ci possono essere situazioni in cui un'integrazione può aiutare, e soprattutto per delle fasce di età, magari in cui già si ha un minor assorbimento di nutrienti o per magari certe patologie che limitano l'assorbimento, e può essere un aiuto. Abbiamo minerali, quindi magnesio e potassio, per reintegrare le perdite idrosaline, e ricordo che nell'estate di diluirle un po' di più, perché si beve di più, e quindi. Ci sono i carboidrati, come abbiamo detto, questa collana verde, e le maltodestrine sono composte da migliaia di zuccheri, che sono i carboidrati semplici. Sono di solito integrati con vitamine D e C, e se sono presenti lipidi, deve esserci anche della vitamina E come antiossidante nei lipidi. Cosa succede quando assumiamo glucosio? Per esempio, qui si inizia l'attività fisica. A volte succede di vedere magari prima all'inizio di una maratona tanti succhi di frutta per terra, tante cose, prima della partenza, quando uno deve ancora iniziare a svolgere il lavoro. Così cosa succede? La glicemia aumenta prima ancora di iniziare a svolgere il lavoro e scende. Nel contempo inizio a fare attività sportiva e quindi a consumare glucosio. Quindi ho un'ipoglicemia reattiva, anzi ho una glicemia che scende troppo perché mi sono bevuta magari un succo di frutta prima di iniziare. Consiglio di prendere prima le maltodestrine, iniziare l'attività e al massimo integrare poi
molto diluite, siamo al 5-8% come diluizione, e poi fare un po' di rifornimento magari in gara, però non subito, prima di appena prima di iniziare. Ho fatto delle diete, non so se qualcuno fa allenamento, se lo fa in certi orari, comunque fondamentalmente se l'allenamento è fatto al mattino si può fare una rapida pre-colazione, fare l'allenamento e poi fare una colazione vera. E poi naturalmente il pranzo, lo spuntino e la cena. Quando l'allenamento è in pausa pranzo, si può fare una bella colazione. E rinforzare lo spuntino, abbiamo visto che l'uovo alla coque viene digerito in meno di 2 ore, e fare un bel spuntino sostanzioso, proprio dato delle alternative. Poi un pranzo, minestre per assumere liquidi, verdure, come abbiamo detto finora, alimenti digeribili. Con un allenamento pomeridiano. Abbiamo detto il discorso del pane integrale, meglio assumerlo sempre, ma non proprio il giorno della gara, per un allenamento magari un po' prima, il giorno della gara, che già uno magari è un po' agitato, ansioso, magari ha difficoltà già solo per quello a digerire, così le fibre potrebbero un po' imparare a limitare lo svuotamento dello stomaco. E quindi, sempre alimenti digeribili, abbiamo posto questo allenamento, quindi un bel pranzo. E poi una razione d'attesa che può essere la spremuta d'agrumi, questo succo diluito in acqua, sali minerali. E poi l'allenamento alla sera, quindi con una colazione, spuntino come al solito, una pasta al ragù, si può fare anche un bel pranzo e poi nel pomeriggio fare lo spuntino con un frutto, un po' di miele, con dei carboidrati semplici, quindi zuccheri. È una cena leggera, giusto? Frutta secca e insalata mista per i motivi di cui abbiamo parlato precedentemente. Se viene a mancare uno di questi 3 punti, si ha una prestazione nettamente ridotta. Mancano i macronutrienti, i carboidrati e i grassi hanno funzione energetica. I micronutrienti, che sono le vitamine, i idrosolubili e gli idrosolubili, i sali minerali e l'acqua, che hanno funzione soprattutto degli enzimi che vanno appunto a tingere dal grasso per avere energia. Anche le fibrocellule rosse, che sono le lente di tipo 1, ora vi spiego la differenza con questo muscolo, e quindi miglioriamo la capacità di nutrirsi d'acqua per non dare di nuovo, per non aumentare velocemente di nuovo la glicemia, il discorso che facevamo prima, e non andare in ipoglicemia negativa. Fase di recupero è importante. Questi radicali liberi sono delle molecole che a contatto con l'ossigeno perdono un elettrone. Gli atomi perdono l'elettrone sugli orbitali esterni e diventano reattive, quindi bisogna dare il tempo anche a queste terapie antiossidanti di fare effetto e dimostrare i benefici. Tutto chiaro? Posso? Ok, allora veniamo alla cena. Quando l'allenamento è in pausa pranzo, si può fare una bella colazione e rinforzare lo spazio.